Bene, 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 merluzzi miei, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete dai terrazzamenti, dalle colline e da me che sono in moto, oggi siamo appunto in giro in moto nella Brianza. Abbiamo dietro di noi quel sumero di belle, abbiamo la Z che si fa sentire e oggi ragazzi giro tranquillo. Infatti andiamo a fare proprio un giretto semplice, facciamo un po' di Brianza, un po' di colli qui in giro, tipo colli Brianza, poi facciamo il Ghisallino, una bella colma, rilassante, e poi non lo so, ci andremo a prendere un gelato a Bellagio e poi mi attacco le patch con scritto motociclista da bar e amen. Beh ragazzi, questa è una stradina semplice che noi facevamo sempre con 125. Magari mi devo ricordare di fare i tornanti. Guarda bene l'uscita, sudicio. Oh grattatina, guardalo il signor Belle che va a caccia di trattori. Belle sfolla, mamma che duetto ragazzi. Queste curvette sono proprio così leggiadre, ve le spennellate una poi l'altra. Ragazzi, avrete visto il video del Trentino, ma anche qui in Lombardia c'è un bel po' di paesaggio sexy con il Resegone e le sue cime, veramente bello. Oh ragazzi, siamo sulla salita per andare Val Madrera, Ghisallo Colma, e Bella la sua freccia sinistra sempre prendemente accesa e io ho deciso che oggi posso anche mettere la terza qualche volta, così per sfizio. E iniziamo col primo tornantino a destra, leggero, corposo, mi è venuto stranamente bene. Questo poi ragazzi è il pezzo paesaggistico dove possiamo ammirare la bellezza del lago di Lecco, e oggi ci mettiamo sotto anche la musica di Super Quark, mentre vi dico che il lago di Lecco arriva a una profondità di 480 metri ed è molto molto pericoloso, è pieno di mulinelli, quindi si raccomanda ai bagnanti di non allontanarsi troppo verso il largo, quindi verso il centro del lago. Detto questo, torniamo a piegare. Eccolo! Sembrava che si stesse appoggiando sulla pasta sfoglia, ragazzi. Avevo una dolcezza come la marmellata. Guardate il Belle. Purtroppo, ragazzi, oggi è un po' trafficato tra ciclisti e macchine. Sono già in prima. Oh oh oh, mamma ragazzi, ho visto un attimo Belle che ha perso non so cosa, ma sicuramente le sue mutande hanno guadagnato un bel po' di peso. Mamma ragazzi, c'è Belle che fa tappo. Mamma ragazzi, si vede proprio che la Triumph ha quei cavalli in più. E il rettilineo mi fa ciao ciao. Mamma ragazzi, che tandem. Che S. Tutto d'un fiato. Ebbene sì ragazzi, siamo arrivati in cima alla colma. Spettacolare. Bene ragazzi, ora pausettina e poi si vedrà da farsi. Sì, dopo la salita alla colma siamo scesi in leggiadrezza e adesso saliamo al Ghisallo perché abbiamo deciso che pranzeremo lì in un modo molto gustoso, e su ci aspetta anche Chicco con un signor sorpresa, non perché lui ha la sorpresa, cioè in teoria sì, però no, quindi vabbè, abbiamo capito, e quindi ci mangeremo qualcosina assieme, ma intanto gustiamoci le curve del Ghisallo. Solo perché ha due cavalli in più. Mamma che fame di curve che ha il signor Belle oggi. Mamma mia ragazzi. Ragazzi, che gustosità. Eh sì ragazzi, ormai la parte allegra del Ghisallo l'abbiamo fatta, adesso siamo qui nella zona
con le case, ecco, sì, non mi viene il nome, ma con le case. Quindi andiamo tranquilli e andiamo da Chicco. Ed eccoci qui, ragazzi, al posteggino più famoso del mondo, quello del Ghisallo. Carichi per farci un paninozzo con pizzoccherino leggero, o vediamo quello che c'è, quello che offre la casa. Bene, gustiamoci qualcosa da mangiare. Ebbene sì, ragazzi, dopo aver fatto un grazioso pasto su al Ghisallo, adesso torniamo un po' verso casa, perché oggi ero in giro, come vi avevo già anticipato, ero in giro molto tranquillo da bar. Carina, mamma, ragazzi, che discesa allegra. Beh, ragazzi, ultime curve della giornata. E vanno grattate. Oh, slimitino di pelle. Mamma mia, ragazzi, che paura, oggi veramente la gente non guarda nessuna parte. Che bella scintillata però, ragazzi, mamma mia. E beh, ragazzi, queste sono le ultime curve di questo video, quindi vi ricordo sempre di iscrivervi qui sotto al canale. Lasciate un bel like, commentate dicendo quello che ne pensate di tutto e di più. E ragazzi, mi raccomando, ci si vede come sempre ogni domenica alle 15 per un nuovo video. Ciao!